Oh, finalmente ci si rivede, caro Massimone. Allora, praticamente è iniziato il campionato di calcio, sei contento? Campionato di calcio tutto a porte chiuse, no? O quasi, no? 1.000 spettatori così, no? Chissà poi perché 1.000. Cioè, gli stadi enormi, va bene, l'Olimpio, non so quanto c'ha, 75.000. San Siro 80.000, San Paolo 72.000, 1.000 spettatori, come l'impresa dei 1.000, no? Cioè, Garibaldini sono, Garibaldini proprio affrontano il virus, siamo in guerra, no? L'Italia deve, come dire, vincere anche questa. Eh? Non è che a noi ci hanno portato molto bene le guerre, dall'unità d'Italia appunto fino a oggi, non è che se ne è vinte tante, voglio dire. Vabbè, va tutto l'ultima, lasciamo perdere. Allora, io vorrei, a proposito d'Italia, vorrei ascoltare la tua opinione sul caso Soares, no? Il caso Soares, no? Quindi, praticamente Soares appunto ha sostenuto questo esame e poi mi sembra non sia servito a nulla, cioè nel senso le è andato Infatti, all'Atletico Madrid, cioè le è venuto in Italia a sostenere un esame di italiano per prendere la nazionalità italiana e poi è tornato a Madrid, cioè è tornato, è rimasto in Spagna, cioè a Madrid non mi pare che parlino l'italiano a Madrid, no? Parlano lo spagnolo, allora dico, ma che, bah, vabbè, comunque. Allora, praticamente per ora c'è questa inchiesta, insomma, no? In cui si ipotizzano vari reati, no? Tra cui mi pare, rivelamento di segreti d'ufficio, no? Perché? Perché praticamente loro, dalle intercettazioni, risulta chiaro che loro avevano già detto a lui quali sarebbero stati gli argomenti dell'esame, no? Cioè, nel senso, tu sai un cacchio, va bene, allora noi ti diciamo le domande che ti rivolgeremo, almeno su quelle preparati. Dice poi, tra l'altro, no, la cosa buffa è, dice, ma ti dicono tra di loro, no? Dice, tra di loro parlano dell'università per stranieri, no? E dicono, dice, ma questo non spiccica una parola d'italiano, cioè non spiccica, spiccicano sempre, non mastica, non mastica, ma per forza lui morde, no? Lui morde, capito? Morde, morsica, proprio ti stacca e se non te lo fa passare ci pensa lui a morsicarti, no? Proprio, come dire, uno si fa intendere, no? Uno si fa intendere, ecco. Ma io però vorrei capire una cosa, no? Perché a questo punto mi risulta chiaro che questi hanno fatto un bel favore, no? Hanno fatto un bel favore a chi? E poi in cambio di cosa? Perché, cioè, non è che te, ora lì loro dicono fra di loro, dice, come si fa a bocciare uno che guadagna 10 milioni in anno? Ma scusa, allora vuol dire, allora, e che vuol dire sta cosa qui? Cioè, vuol dire lui, qualcuno ti paga? Perché, scusa, 10 milioni all'anno vuol dire allora gli esami si comprano. No? Che significa questa cosa? Come si fa a bocciare uno 10 milioni all'anno? Perché uno che guadagna 10 milioni all'anno dice, per forza deve sapere la lingua a memoria? No, magari è un asino di quelli, come dire, numero uno. Sì, ma tu lo sai, no? I re medievali, no? Molti sovrani dei tempi antichi, post impero romano, tanto per capirsi, si vantavano di essere ignoranti addirittura. Cioè, battevano moneta perché appunto il sovrano batteva moneta, quindi aveva tutti i quattrini che voleva, no? Però non sapevano un cacchio, cioè non sapevano neanche scrivere, analfabeti proprio. Va bene, analfabeti, ecco. Allora, perché voglio dire, perché uno che guadagna 10 milioni dovrebbe essere così promosso d'ufficio?
no? Promosso e poi dopo passaporto, ta. Cioè, la cosa non torna, dice, allora è Hanno chiaro e lì, qualcosa allora sotto. c'è qualcosa sotto, allora va bene, e tu sai bene, in genere in questi casi c'è un dout des, cioè nel senso io ti do affinché ricevo in cambio qualcosa, no? E pertanto la cosa sorprendente, non so se tu sei d'accordo, è che ancora non sia stata formulata l'accusa di corruzione, cioè perché, allora, questi se hanno agito in questo modo è perché avrebbero voluto qualcosa in cambio, cioè avrebbero ricevuto qualcosa in cambio, no? Avrebbero ricevuto qualcosa in cambio. Allora, se c'è poi la corruzione, ci deve essere anche un corruttore, cioè nel senso non può essere un corrotto, cioè uno non può che si corrompe da sé, cioè, cioè io mi autoconsegno una bustarella, no? Una tangente, non è possibile, ci deve essere qualcun altro, cioè non può essere te da solo, no? Allora io vorrei leggerti questa cosa qui. Dice, aspetta, 100% Napoli si chiama questo sito, punto it. L'articolo è del 25-9-2020, Suarez, 9 intercettazioni, ci fa vincere la Champions, no? Si dicono. Dice, oppure anche, ti invitano in tribuna VIP, capito? Tribuna VIP addirittura. Allora, l'articolista si chiama Davide Guzzardi, no? Davide Guzzardi, vediamo cosa scrive. 9 intercettazioni sul caso Suarez. Sul Corriere della Sera, ecco, quindi lui riprende l'articolo del Corriere della Sera, vengono riportate alcune frasi intercettate durante i colloqui. Sui quotidiani tiene banco la questione Juve Suarez. Ah, Juve, ecco chi viene fuori, Juve, no? Juve. Il Corriere della Sera riporta alcune frasi intercettate durante i colloqui telefonici tra il direttore dell'Università Pestalieri di Perugia e la dottoressa Stefania Spina. Spina, ora sì che ce n'ha di spine sta qui, eh? Incaricata di preparare i centravanti attraverso un corso intensivo di italiano a distanza, va bene? Questo un mastica nulla, dice, accetti che intensità, proprio bassa intensità direi. E lei, tifosa bianconera sfegatata, all'ipotesi di vedere Suarez in cioè, diciamo, è stata travolta dall'entusiasmo, capito? All'ipotesi di vedere Suarez in maglia bianconera si lascia andare al grido. Ci fa vincere la Champions, ma cioè la loro ossessione, no? L'interlocutore, forse scherzando, ipotizza una ricompensa per lo sforzo di far ottenere il diploma a Suarez. Ti invitano in tribuna VIP, ecco, addirittura. Allora, praticamente. A questo punto le è chiaro, vabbè, c'è di mezzo la Juve, ma, cioè, voglio dire, come se, no, tu pensi, te la senti di sottoscrivere questa ipotesi, questa probabilità, no? Ma più che probabilità direi un dato di fatto. Ora, io voglio vedere come andrà a finire questa storia qui, va bene, come andrà a finire, perché. Ovviamente poi ora scoppia anche il fatto che aspetta, l'incaricato di questa inchiesta mi pare sia Pignatone? No, chi è il giudice? Cantone. Cantone mi pare, è il giudice famoso, un giudice famoso, non è uno qualsiasi, no? Allora andiamo a vedere un poco se. Ci dicono Cantone, Cantone, speriamo di non aver preso una cantonata. Ma non c'è solo lui poi, Cantone. Lo Cioè, sai c'è anche. ma il giudice che investiga Sì, su ma questo anche caso, è quello giudicante, lo sai, lei? chi è? Narducci, quello di Carciofoli. Ah, non lo so. Eccolo qui, il caso Cantone, la procura sospende indagine per violazione di segreto. Esatto, è Cantone, va bene, è Cantone.
Violazione segreto istruttorio. L'annuncio il procuratore capo Raffaele Cantone. Le attività saranno tutte riprogrammate in modo da garantire la doverosa riservatezza. Vabbè, Raffaele Cantone, d'accordo. Quindi è uno, diciamo, importante, no? Allora, mettiamola così. Diciamo che appunto vogliono essere, fare tutto secondo, diciamo, modo prudente, no? Allora no, non hanno, diciamo, però si sono limitati a contestare alcuni reati. Ma è chiaro che se il viaggio di Soares in Italia è stato organizzato dalla Juve, come si legge, insomma, prima o poi qualcuno della Juve dovrà entrarci in questa inchiesta, voglio dire. Ora, magari non tutta la Juve, ma insomma, Qualcuno ecco. Cioè, la cosa buffa, ecco, semmai io vorrei sentire da te una cosa, ma si sa che poi l'affare è saltato, sì, no? l'affare. Suarez non solo non è arrivato alla Juve, ma addirittura è andato, si può dire, una diretta concorrente, cioè l'Atletico Madrid, che ha girato alla Juve Morata, no? Il loro vecchio amore lì, vabbè. Morata, insomma, però gli ultimi anni non è che, come dire, sia andato benissimo, voglio dire, non a caso l'Atletico Madrid l'ha girato appunto alla Juve, no? Ecco, io vorrei capire questa cosa, ma secondo te, la Juve ha girato, cioè ha rinunciato a Suarez perché ci voleva troppo tempo, come è emerso poi dagli articoli, no? E non solo dagli articoli, diciamo, dai fatti, no? Occorreva troppo tempo a ottenere il passaporto italiano, oppure perché hanno cominciato a sentire il terreno che scottava sotto? Cioè, secondo te, cioè, quale delle due? Allora, la Juve a un certo punto si è accorta, no? Ma poi loro sono forti, no? Cioè, non lasciano nulla al caso, no? Non lasciano nulla al caso. Pensa te, Moggi addirittura dice, noi uno come Cahà non lo compreremo mai, Uno perché si chiama così, sì. cioè, non la vuol dire, con nome così, uno con nome così, Cahà, noi non lo compreremo mai, cioè, non lasci nulla al caso, anche l'immagine deve essere, lo stile, no? Deve essere, come deve essere proprio salvaguardato, no? Anche le virgole, stanno attenti pure a quello. Allora, quindi, una società che non lascia nulla al caso e quindi, figurati, cioè, passaporto, come si fa? Passaporto ci vuole troppi mesi, no? E nel frattempo il Cigioa c'è entravanti, il Cigioa. Oppure perché appunto il terreno stava cominciando a scottare, no? Diceva, hanno visto, oh, qui venivo fuori roba, un po', come dire, rovente, scottante, e allora dice, queste indiscrezioni, via via, allora molliamo Suarez, no? E pigliamoci, torniamo al vecchio amore, cioè nel senso che è come uno che esce con una bella donna, no? Conosciuta da poco, dice, proprio una è tattizza, si dice a queste parti, no? Però a un certo punto, come dire, tutto va, viene fuori un bubbone, allora dice, no, torniamo, vieni, torno alla vecchia fidanzata, no? La vecchia fidanzata, magari poi, devo dire, non c'è più nulla, dice, però tu sta contenti, no? Sta contenti, secondo te com'è andata? Com'è andata? Tra le due! La seconda ipotesi, sicuramente. Alla seconda ipotesi, ma insomma, però ecco, anche la prima, diciamo una cosa, ovviamente gli anti-juventini, tra i quali noi non ci siamo assolutamente, no? Siamo tutto meno che anti-juventini, parliamoci. Gli anti-juventini propendono per la seconda ipotesi, cioè che la Juve abbia, come dire, un po' forzato la mano, diciamo, come, no? Un po' forzato la mano. Ecco, però anche l'altra ipotesi, voglio dire, quella
fatto che il passaporto appunto sarebbe arrivato con grande ritardo e quindi Suarez avrebbe potuto iniziare a giocare chissà quando, no? Perché? Perché Douglas Costa non ti riesce di venderlo, altri sudamericani, altri extracomunitari non li puoi vendere perché o li vogliono oppure perché ti servono a te. Insomma, mi sembra un po', come dire, una gestione un po' dilettantesca. Tu te ne sei accorta alla fine che questo... non avrebbe ottenuto il passaporto subito? O chi ti ha preso per il culo così? Cioè, perché qualcuno ti ha preso per il culo, ti ha detto, se lo dai, si fa l'esame, perché poi no, l'esame poi durava 15 minuti, no? Cioè, proprio di tutto di fretta, con la mascherina per non farsi riconoscere, hai visto? La mascherina, insomma, la cosa, diciamo, era un po'... come dire, sembrava una specie di cinema, no? Di film, no? Insomma, però stavolta non c'è stato il lieto fine, perché Suarez le è andato all'Atletico Madrid, che poi l'Atletico Madrid appunto è un diretto concorrente, cioè nel senso che giocherà anche quest'anno la Champions League, no? Giocherà anche quest'anno la Champions League. A loro dello scudetto gliene frega più nulla, cioè o che lo vincano o che non lo vincano, non gliene frega più nulla. Scusa, ma perché si dice queste cose qui noi? Perché? Ma perché sono loro stessi? Lo stesso allenatore, mi pare l'abbia detto anche Buffon recentemente, no? Si è lasciato sfuggire, dice ormai tanto che lo scudetto non conta più nulla, no? Ma che non conti più nulla, poi te lo dimostrano gli ultimi 2 anni, cioè loro hanno licenziato per 2 anni consecutivi l'allenatore che gli ha fatto vincere lo scudetto, cioè prima Allegri, anzi Allegri gliene ha fatti vincere 5, 6, avanti, 5, facciamo 6, loro aumentano sempre, no? Facciamo, ha fatto vincere 6 scudetti, va bene? E quell'altro, aspetta, quello di Figline, Sarri, ha fatto vincere anche lui. Cioè, questi sono stati esonerati. Allora, non conta nulla, scusami, abbi pazienza, scusa, non c'è bisogno neanche tu lo dia, che non conta nulla, parlano i fatti, no? E quindi loro l'unico torneo che gli frega è la cosa, è la Champions League, no? Non gliene frega nulla neanche di fare la tripletta, perché va bene. Se non conta nulla il campionato, quindi la tripletta... conta poco o nulla. Allora, è la Champions League, e quindi l'abbiamo preso la Champions League, Suarez, e poi alla fine però, guarda come l'è finita, è finito Suarez No. a una diretta concorrente, va bene? È vero anche tu c'hai Morata, ma insomma, Morata mi sa tanto di minestra riscaldata, ma anche di rima, capito? È un ripiego, è un ripiego. Diciamo un ripiego di un certo livello, non è che è un ripiego, però voglio dire, se tu vai a vedere centravanti che giocano per le altre dirette concorrenti, insomma, voglio dire, insomma, mi sembra tu sia messo tanto bene, cioè, vai a vedere i centravanti del PSG, i centravanti del Real Madrid, del Barcellona e così via, insomma, alla fine insomma, è un ripiego, come tu dici te. Forse c'è il migliore di tutti, cioè Lewandowski. Ah, a proposito di Bayern, si diceva di Kaká che appunto lui era stato bellamente ignorato da loro, Oh, no? ma questo hanno perso altra una no, Il Bayern, sì, ha sbaglio. perso 4 anni, no? Ma ancora stanno, c'è l'Oktoberfest ora, sarà che... No, aspetta, le stavo sospeso. Ah, non fanno. Mi pare, sì, però, vabbè, ma insomma, voglio dire, organizzeranno casa propria, ognuno, nello Sì, spogliatoio del no, Bayern, infatti, sì, te lo ricordi quando andava in bagno schiuma? sì. Col vestito. Sì, da Da Bavarese. Bavarese, sì, dal Bavarese. classico,
tradizionale costume bavarese, no, era perfetto, cioè. E poi c'era le biondone di... Cioè, le biondone Peroni lì, le Peroni. biondone della birra Peroni. Oh, a proposito, la birra Peroni, ti ricordi chi l'era? Io lo sai, ogni tanto vado a rivedere la Sì, pubblicità. brava. Era una berlinese, Solvi Stubing. Stupido. Bella. Eh sì, bella. Sì, è deceduta, mi pare, un anno o due fa. Vabbè, comunque, al di là di quello... mi ricordo, anzi, ecco che ti volevo dire a proposito di Bayern, no? Allora, si diceva che appunto loro Cahà l'avevano bellamente ignorato, no? Poi Cahà, se ti ricordi bene, vinse praticamente una Champions League da solo, Eh sì. no? Fece una, forse una vinta anche più di una, se non erro. Una di sicuro. Quella famosa partita Milan-Celtic che partì dalla sua metà campo, erano supplementari, ti ricordi? Partì dalla sua metà campo, arrivò a porta da solo, praticamente. Una l'ha vinta, che Una nel l'ha vinta. 2003 non c'era ancora. Nel 2003 ancora non c'era, allora quella dopo, contro il Liverpool. 2007, sì. Contro il Liverpool. E allora, loro praticamente, ecco, sono rimasti fregati, no? Ma sono rimasti fregati anche quest'anno, perché chi ha segnato il gol del Bayern decisivo contro il PSG? Chi ha segnato? Coman! Anche lì un nome un po' strano, no? Dice, scusa, Coman, che lei? Coman è un fumetto, che lei è un film, è un fumetto, Coman, che lei era un fumetto, Coman, eh? Ah, un fumetto, okay, questo figurati. Ma si era già visto quando era alla Juve, questo era forte. Era forte, proprio forte come Coman il Barbaro, no? Che a un certo punto ha avuto lui dei seri problemi fisici, tant'è vero aveva minacciato di smettere di giocare. Basta, non ne posso più, sono sempre rotto, beh, mi sono stufato di stare più in infermeria e sul terreno di gioco. Insomma, poi però ci ha ripensato, addirittura segnava il gol decisivo. Finale. Alla faccia anche degli Juventini, perché voglio dire, eh? Alla faccia degli Juventini, insomma, ragazzi, proprio a loro e la Champions League c'è niente da fare, eh? Non c'è niente, rimane indigesta, vabbè, vediamo se la vinca quest'anno. Ma io però, ecco, io ho azzardato un'altra vittoria per loro, no? Non vorrei essere, come dire, un po' troppo Cassandra, ma secondo me il prossimo campionato di Serie B sarà vinto dalla Juve. Cioè, dimmi se... No, però, ragazzi, cioè, voglio dire, un altro campionato di Serie B, non se ne è vinto uno solo, no, due, a te se ne è vinto uno, due, anzi. Due. Due, ecco, allora, vediamo se tu riesci... Vediamo se due, perché uno l'era negli anni 30 e poi negli anni 90. Anni 90, sì, e poi E quando il Cotonato ci mandò Serie B praticamente, no? sì. Buttando fuori radice. Vediamo se tu riesci, insomma, a pareggiare, a raggiungere la Fiorentina. Però siamo a vantaggio noi, eh? Due campionati contro uno. Vai. Va bene, io direi non c'è altro da aggiungere. Aspettando le prossimi sviluppi di Cantone lì e poi la giustizia sportiva si è mossa, no? Sì, Capito? tanto. Vediamo che succederà secondo te. Che devo dire? Come al solito. Va a finire a Tarallucci e Vino? Bravo. Volevo Oppure a dire. Gianduiotti e Barbera, come Bravo. forse. Sì. Vai, va bene. Allora vi salutiamo per il momento. A presto su questi schermi dai vostri amici Naif, Etrusco e Massimone. Ciao ciao. Ciao.